La parte insensibile. Bene, fa un respiro profondo e inserisci l'ago nel linfonodo. Coraggio, Kate. Togliamoci il pensiero. L'hai chiamata per nome? Solo per accelerare i tempi, Bob. Ok, sono dentro. Comincia ad aspirare con la siringa. Devi tirare più forte. Stai bene? Sì. Le hai chiesto stai bene? È normale che un medico lo chieda. Ma non te l'ho mai sentito chiedere a nessun essere umano. Non l'hai mai chiesto neanche a me e mi hai visto cadere dalle scale ubriaco. Ci hai fatto l'amore. È a 9.000 miglia da qui. Anche se qualcosa dentro di me si è sciolta, no, non vuol dire... No, intendevo che, secondo me, voi avete raggiunto una certa intimità. Come mai mi segui? Ma sei tu a seguirmi? No, guarda, sei tu che segui me. Dove vai? Fuori a pranzo. Tu non vai mai fuori a pranzo. E che vuol dire che c'è un motivo? Presumo che quel motivo sia un essere umano. Oppure è un sandwich. I sandwich hanno accesso qui. Anche gli esseri umani. Però lei non è qui, per questo mi interessa. Adesso però vado. Il mondo è piccolo. Hai intenzione di seguirmi fin dentro la macchina? Ci sono due sportelli. Ok, senti. La ragione per la quale non ti ho detto niente è che... Chiamo i tuoi cuccioli, House. Stanno importunando i pazienti, frugano nelle mie cartelle, nel mio ricettario. Cosa ti fa pensare che io... Non sono un idiota. Ci sei tu dietro a questa invasione. Credi che per salvarmi ti darò la TV via cavo? Presumiamo che sia vero. Effettivamente potrebbe esserlo. Cosa rispondi? Niente. Oggi mi sono dimessa dalla commissione. C'ero entrata con tanto entusiasmo. Tu me l'hai fatta odiare. E così non ho più voce in capitolo nella questione della TV via cavo.